ti spruzzano con un spray. Un spray. Ti svengono e incominciano a farlo con noi tutto sul luogo. Ma razza spazio bello. Ma che hanno idea? Quando eravamo giovani noi, allora sì che eravamo giovani. E si divertivamo. E allora a fare gli scherzi in tempo di guerra. Facciate scherzi. E allora prendevamo uno che non era proprio sardo. E lo dicevamo, prova a dire Cigiri. Cigiri. Se ci riusciva bene, altrimenti gli offrivamo fichi d'India. Se li sbucciavamo e gli dicevamo, ti piacciono, mangiane quanti ne vuoi. E questo va bene. E il divertimento nostro dov'era? Il giorno dopo. Ah. Andavamo in bagno tutti insieme a sentire le urla di quello lì, capito? Perché se te mangi fichi d'India... Ti fai di tutto, non fa... E non fa... E va qua, certo. Capito? E allora sentivi quello lì. Oia, una peretta, devo dire. Oia, una peretta, devo dire. Una peretta, una peretta. Ho capito. Ma mi sei scurtito, se sei fatto. È la peretta, ma è... Ma che non è E noi lo dicevamo, oh, coso, ieri fichi d'India, oh, i fichi d'India. E allora, era tutta un'altra situazione. Perché prima era diverso, come tu, anche quando uscivi era... dormivo questo. Quanto manca per il rientro? No, perché stiamo... Stavamo per andare, rientrare dalla Puglia. Buonasera. Buonasera. Piacere, Angioletto B. di Brocco. Piacere, Massimiliano Medda. Massimiliano Medda? Ma te sei sul nipote Cotolette? Sì. Cosa c'è? Conosce? C'aveva il tabacchino in piazza di chiesa, tuo zio? Sì. Allora. Lo conosco. Ladroni, figli, ladroni, mio zio era bravo. Te lo dico di bene, te lo dico. Era bravo, fia bravo a furai, però fia bravo. Allora, no, mio zio non da ferre, la sai. E come te godo, e godo De Mosconi. Chi? E De Mosconi, il sindaco dell'Italia. Berlusconi. Esattamente, godo De Mosconi è il più che ruba che c'è. Si deve dimettersi. Si è dimesso 3 settimane fa. Si è dimesso. Allora, questo anche Fiacastesso. No, Fiacastesso delle giornali. Fiacastesso delle giornali, il telegiornalista Danao. È caduta, anche oggi è caduta la borsa, persi 200 miliardi di euro. Ma porca maledizione, è 2 mesi che sta cadendo questa borsa, è possibile che non c'è nessuno che fa qualcosa. Ha capiata bene. Ma la borsa... Assumma con un ordine di voti, sti dinari. È fissa ruin. Ma è un'altra... che non è di ahi. E non è nata quanto... Mazza cavolo è... Ma non era la borsa. Allassami... Quando ci vediamo Mussolini... Quando c'era Mussolini... Perché Mussolini era un grande uomo. Ma vedo pure un grande figlio a bagasso. Per adesso te lo spiego, perché lui ci ha dato la pensione. E adesso ce la stanno togliendo attorno. E io non lo dico per me. Là che a me non me ne frega niente. Io i miei 600 euro ogni 2 mesi me li prendo. E mi bastano almeno per un mese. Quindi... Non è a dire, no, è allora. E guardiamo per la scaletta quando dobbiamo rientrare, che sennò siamo... Siamo... No, Friocoso, Fiezio, arro fuoco dove non era a casa. Il ladrone è friocoso. Ma non è vero, Te lo dico, ma erano altri tempi. Era gente che... Era un uomo che era un po' magari così esuberante, che magari faceva... Dormi un'ora. Oh, quanto dobbiamo rientrare? Ti avvezzo questo dove... Signora... Capito? No, siccome adesso stiamo rientrando dal blocco pubblicitario. Vuole centivatto l'anziano. L'anziano vuole centivatto. È inutile che te mi metti la birra, una mezza birra, 2 euro. Io non c'ho i soldi per la mezza birra, non ce li ho.
Capito? No, la pensione mia è quella, non c'è 2 euro per una mezza birra, non ce li ho. Se te la mezza birra me la metti a 1 euro, e allora lo veri che 4,5 già me le bevo. Ma senta che non ha 2 euro, scusi. Ma io mi metto a fare i conti in tasca, a te mi ma metto a fare. Ma lei ha detto che non aveva soldi. Ma questa è maleducazione di Sergio, ma lasciami vedere. E come te guardo i ciocchetti, ero sul pullman, alzo nel pullman tutti i reghezzini. Non è vero che se ne sono levato uno per farmi sedere. Vabbè, qui sono. Non è vero che se ne sono levato, ero là in mezzo, accanto c'è lui. E questo ragazzino mi fa, oh su zio. E te legge questa beccessa. Mi sono girato da povato, tensa regione, e legge. Ti auguro di non ci arrivare mai. Non e allora, a noi dai, lo cagamindia. Dai, signora Gore. Guardi che c'ha la cosa aperta. Cioè. Donna Dati, lo fa, a volte lo fa. Lo fa, vero. E come ti sei morto? Chi? Cotoletta. No, ma mica è morto, è vivo. Ah, non sei morto ancora? No, è vivo, sta bene. Non dovresti ma so che tanti gattani. No, sì. Sta bene. Allora, saluto, e lo saluto. Angioletto Bidiebrucco. Bidiebrucco. E che già si ricorda, ci mi ha imbrogliato 2 volte.